La chiamano la Villa di Ruvo per la sua capacità di essere il luogo dove i ruvesi preferiscono incontrarsi e socializzare. Un luogo dove adulti e piccini trascorrono il loro tempo libero, godendo del verde e dei giochi. Piazza Dante, a due passi dalla cattedrale, dopo anni di lavori e ristrutturazioni, è stata finalmente riaperta al pubblico. Il progetto, per un importo di 1.200.000 euro, è stato iniziato dall'amministrazione Stragapede e si è concluso ad un anno dalla scadenza del mandato del sindaco Tombrini. Questa è la piazza dove tutti quanti ritorneranno a vivere, ad incontrarsi, a conoscersi, a socializzare. E per voi bambini potete ritornare a giocare e a divertirvi. Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti per questa realizzazione e questo lo voglio condividere e dico grazie per la presenza al sindaco Stragapede con la precedente amministrazione. Loro hanno progettato, noi l'abbiamo realizzata e penso che questo è il compito degli amministratori. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore ai lavori pubblici Caterina Montaruli. Noi siamo soddisfatti dell'operazione che abbiamo fatto e vi diciamo che siamo tutti in tensione perché dobbiamo fare la stessa operazione per Piazza Matteotti. Piazza Matteotti la daremo alla città alla fine di questo anno perché la regione, questo è il termine che ci ha dato.